attore, stai nella scena, ma stai allo stesso tempo che hai la GoPro sul petto e devi tiltare verso l'altro per riprendere lui, o magari hai il casco con la GoPro qua, c'è una scena, ti viene in mente che la scena puoi raccontarla così, ti levi il casco così. E tu hai la macchina da presa, un'ottica qui che stai creando te, che ci sta perché è il casco che hai in scena. È un trip incredibile, bellissimo. Beh, ho dovuto rinunciare a un approccio registico classico, quello sì, nel senso che io ovviamente facendo pubblicità molte volte sono vincolato a un linguaggio che è quello accattivante e deve cercare in qualche modo di valorizzare l'estetica del prodotto, il movimento di macchina, la luce giusta. In questo caso invece tutte queste regole sono state felicemente anche sovvertite. È un film dove, sai, tante volte si usano degli espedienti che aiutano anche relativamente, cioè il protagonista soffre, allora gli fa il primissimo piano sulla goccia di sudore. Qui non potevamo fare tutte queste cose, quindi la regia era proprio la gestione di tutto questo ambaradan, di questo circo di 20 camere, situazioni, scene sporche, scene rubate, dando il buon senso e riuscendo a trasmettere poi quelle sensazioni nello stesso modo, anzi magari anche di più rispetto a un approccio registico, a un film girato con un approccio registico classico. Quindi per me è stata anche un modo di mettersi in gioco piacevole. Io poi con il videoclip sono sempre stato abituato in qualche modo a saltare da un linguaggio all'altro, sperimentare, ho fatto delle cose in stop motion, ho fatto delle cose girate tutte camera a spalla, correndo dietro a persone. Quindi in questo caso non ho avuto nessun imbarazzo in questo circo registico che è stato poi Rai. Ecco. Beh, all'inizio è stranissimo, no? Semplicemente perché ti mettono addosso una responsabilità che normalmente non hai. Come attore, in Italia soprattutto fai poco, no? Stai lì, fai quello, però rompere tanto le scatole, vai a casa, vai in camerino, adesso ci pensiamo noi, qua è il contrario. Qua uno, occhio perché lì c'è lui che dice la battuta, quindi devi prendere, quindi la macchina fa, la macchina fa, la macchina fa. Tu puoi fare? No, perché qua. E tu prendi così tanto, perché quella scena è il momento in cui devi parlare, non te. E te da attore stai nella scena, ma stai allo stesso tempo che hai la GoPro sul petto e devi tiltare verso l'altro per riprendere lui. O magari hai il casco con la GoPro qua, c'è una scena, ti viene in mente che la scena puoi raccontarla così, ti levi il casco così. E tu hai la macchina da presa, un'ottica qui che stai creando te, che ci sta perché il casco che è in scena. È un trip incredibile, bellissimo. Per me vuol dire ribaltare tutti i canoni del film classico, no? Appunto, ripeto, stai lì, tutti quanti stanno intorno, come tu vuoi vedere le gambe, ti danno il 4, il 3, il 4, il 8, perché sono inseriti lì ha tutto il corpo, loro nascosti, quindi ti di imbarazzo. Questa roba qui a me, a parte l'elemento tecnico dei primi due giorni, per dire come si muovevano, il resto era appena levato l'imbarazzo di avere comunque la responsabilità di poter filmare le cose, era libertà di curare, perché vuol dire che c'è una scena nel corso. Tanto comunque ce l'hai detto. Vuoi correre, vuoi abbassare le capocciate a corteccia, perché in quel momento pensi che praticamente sei tu solo puoi fare. E quella libertà lì, anche solo averla, magari non la sfrutti fino in fondo, è una cosa che ti dà una carica da tutti i punti di vista, creativa soprattutto, sai, appunto, uno fa l'attore per divertirsi, per fare quello che vuole, per il bambino fino alla morte. Vabbè, io faccio ricerca di questo, e stesso motivo. Per permettere a... Ma c'è qualcuno spesso negli altri. Ma quello ti dà una padronata di giochi e ti dice, ho invitato i tuoi amichetti, divertitevi. Esatto, è quello. Quindi per me era questo. Ed è stata una liberazione totale, perché il tipo di esperienza creativa che abbiamo fatto insieme era importante indipendentemente dal prodotto in sé, appunto io come ma è vero, perché no, ma questo perché magari il film era una schifezza per me, capito? Perché capita, tu fai un film, dai tutto, poi però il montatore e il regista si dice, ha tagliato quella scena lì, ha scelto quell'interpretazione là, e tu dici, non è proprio niente. Io l'ho fatto, quello era il mio personaggio, voi l'avete trasformato. Qui non solo era una creazione continua, quindi se in quel momento, anche perché quello dicevo prima, è un film talmente assurdo che ci siamo resi conto che
veniva molto bene mentre lo facevamo. Cioè proprio, allora forse dovremmo fare tac 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 tac, e aggiungevamo in maniera collegiale tutti degli orpelli tecnici e non per far funzionare il film. Libertà totale, godimento totale per me. Ovviamente ci siamo fatti mille domande e abbiamo tentato di creare proprio un flow del film, cioè un flusso dove lo spettatore non venisse troppo bombardato costantemente da immagini traballanti o anche da un montaggio troppo serrato. Quindi nel film poi ci sono dei momenti estensivi in cui si dà allo spettatore un po' di tranquillità prima di dargli la mazzata successiva. Quello è stato forse il... perché poi sai, come regia tutti confondono la regia con la capacità tecnica di girare una scena, in realtà la regia è molto più, la regia è una visione insieme, vuol dire che poi a film fatto vuol dire mettere insieme i pezzi e farli guardare anche per loro, che quello è regia. E in questo caso è stato forse l'apporto registico da un certo punto di vista maggiore, è stato nel quando abbiamo potuto mettere insieme il film, confezionarlo e infarcirlo di tante piccole chicche, citazioni, glitch, canne che si rompono, suoni, musiche, anche quelle recente alla fine. Ci sono arrivato all'improvviso in un modo totalmente inaspettato, nel senso che in Italia funziona un po' a scompartimenti la regia, no? Cioè chi fa pubblicità di solito fa cinema, chi fa cinema non fa videoclip, funziona un po' così. E quindi io sono sempre stato ovviamente un appassionato di cinema, stavo anche scrivendo i soggetti di sceneggiature, io poi Fabio li conosco da parecchi anni perché abbiamo sempre collaborato reciprocamente, loro sui miei progetti e sui loro. E quindi è tanto tempo che in qualche modo ci frequentiamo, quindi siamo in qualche modo cresciuti insieme con le stesse passioni, siamo cresciuti negli anni 80, quindi tutto l'immaginario spielbergiano, di videogiochi, dell'estetica, che poi ci ritroviamo anche dentro Ride, è frutto proprio di una condivisione di queste passioni. E loro un anno e mezzo fa, non ricordo se era febbraio o marzo 2017, mi hanno detto vorremmo girare un film con le GoPro, ci piacerebbe che facessi tu la regia. La Chiaretta ha già detto di sì, quindi io pronti via mi sono ritrovato praticamente per le mani una produzione di questo tipo in modo totalmente inaspettato e rischiosissimo perché ovviamente è un'opera prima con delle incognite mostruose e quando io ho detto di sì a tutti gli effetti poi da lì abbiamo iniziato a fare i test e ci siamo resi conto di tutte le possibilità e i limiti che potevano avere un progetto di questo tipo. Però, come giustamente diceva Lorenzo prima, se ci si ritrova in una condizione in cui c'è una comunione di intenti, energia, positività, voglia di fare, di mettersi in gioco, cioè è stato tutto automatico. Poi i problemi quando c'erano, il gioco era cercare di risolverli e farli diventare anzi delle virtù. Addirittura nel film, in tutta la parte finale del film ci sono dei glitch, dei momenti in cui la camera, le camere protagoniste è rotta, quindi si vede o non si vede l'immagine. Certe cose sono anche degli espedienti che noi abbiamo usato dal punto di vista narrativo, perché magari c'erano delle scene che tra di loro non raccontavano bene. Quindi trovare un modo interessante, figo, per in qualche modo risolvere anche un problema. E questo film è fatto così, è un film che è nato avanti nei prodi ad arrembaggio, tutti in campeggio nel bosco a fare questa terapia di gruppo folle che è girare un film e poi è stato un lavoro invece clinico di mesi di post produzione sulle varie immagini GoPro e la grafica facciamo così e il font qua lo mettiamo cos'ha, quindi complesso, molto complesso. Io ovviamente sono contento, adesso vediamo un po' la gente se sanguinerà dagli occhi quando esce dal cinema oppure no, ecco.